Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un altro prodotto Manfrotto. Nello specifico adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione del kit del braccino idrostatico. Come vedete abbiamo una confezione con una chiusura più che stabile, procediamo quindi all'apertura della confezione stessa. All'interno troviamo il nostro braccio idrostatico che ci permetterà, come vedremo a brevissimo, di avere un'ottima stabilità. All'interno della confezione non abbiamo altro, in ogni modo vediamo di darvi uno sguardo anche al libretto sulle avvertenze. Come potete vedere vi si spiega in pratica il corretto utilizzo dei dispositivi, ma in sostanza vi presentano poi le regole base del buon senso. Metti che non le ricordate al momento, può essere comunque comodo. Per farvi vedere come funziona rapidamente utilizziamo il dado kit, sempre ovviamente di Manfrotto, per capire di cosa stiamo parlando. Questo è il nostro braccetto idrostatico, come vedete è decisamente compatto. Nel momento in cui voi lo sbloccate, utilizzando ovviamente il verso corretto, potete procedere alla composizione del braccino un po' come vi pare. Per esempio, potete metterlo in questa condizione. Procedete con il blocco. Vedete quindi che la posizione viene mantenuta, ma viene mantenuta da tutti e tre gli elementi. Infatti, come potete facilmente vedere, il braccio più corto viene vincolato al braccio di estensione maggiore. Vedete infatti che io non riesco a modificare l'angolazione di riferimento tra il braccio più corto e il braccio più lungo, e la parte finale del braccio lungo, dove noi abbiamo appunto lo snodo che ci permette di procedere con un migliore posizionamento del braccetto idrostatico, anch'esso è bloccato. Infatti, come vedete, in un colpo solo, quindi con un unico comando di blocco-sblocco, io riesco a bloccare e sbloccare i tre segmenti, quello corto, quello lungo e il termine. Tutto questo per fare che cosa? Per fare in modo di utilizzare, vediamo ora di assemblare il tutto, di utilizzare al meglio il dado kit. Come vedete infatti questo dado kit, sempre realizzato da Manfrotto, vi permette in sostanza il montaggio su supporti da 3 ottavi, quindi quelli attualmente mi risulta essere larghissima misura, compatibili con quanto presente in commercio, anche non di Manfrotto, quindi magari anche con il treppiede, supporto, eccetera, che già avete tra le mani. In questo modo vi permette, attraverso il dado kit e attraverso il vostro braccino, di posizionare come più vi fa comodo, per esempio un accessorio che già vi trovate in studio o nel vostro angolo dedicato alla vostra passione per foto e video, e in questo modo vi permette in pratica di utilizzare il vostro supporto a dado con il vostro accessorio, il tutto utilizzando appunto una notevole semplicità di installazione. L'unboxing è terminato così, vi abbiamo fatto vedere un attimino di cosa stiamo parlando, giusto appunto per farvi capire anche a che cosa può essere utile l'utilizzo di questo braccino idrostatico. Lo proveremo ovviamente sul campo, cosa che al momento ci è impossibile, perché insomma siamo su un tavolo così da zoomare sui dettagli vari del prodotto in questione. Vedremo quindi la comodità nell'utilizzo pratico, vedremo quindi poi la tenuta dello stesso braccino, vi faremo sapere, vi renderemo a breve disponibile una galleria fotografica, per questo vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora quindi è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.